Nessun exploit al primo turno nei 5 comuni sopra i 15.000 abitanti nei quali è previsto il ballottaggio in Abruzzo. Dunque per Lanciano Vasto, Sulmona, Francavilla e Roseto si dovrà aspettare l'esito del secondo turno per determinare fra 15 giorni le amministrazioni comunali dei prossimi 5 anni. A Lanciano il centrodestra con Filippo Paolini ha sperato fino all'ultimo in una vittoria, fermandosi a poche decine di voti dal traguardo. Sarà ballottaggio con Leo Marongiu, centrosinistra, che ha ottenuto un ottimo risultato, ben oltre il 40%. Giriamo in testa con un margine ampio in percentuale anche come voti, per cui siamo sereni, siamo tranquilli, torneremo a fare campagna elettorale come abbiamo fatto fino a pochi giorni fa. Il primo turno all'andata in un terreno sicuramente più ostico per il centrosinistra, quello con le preferenze, con i candidati consiglieri. Il nostro obiettivo era, giocando fuori casa, tenerli un voto sotto il 50%. A Francavilla si è ripetuto a parti inverse lo stesso copione di Lanciano. Luisa Russo e tutto il centrosinistra hanno sperato di chiudere la partita con il centrodestra guidato da Roberto Angelucci già al primo turno. Invece sarà ballottaggio, anche se, a differenza di Lanciano, la forbice tra i due candidati è più netta e la Russo resta la favorita. Comunque è stato un grande successo, perché con 8 candidati sindaci, insomma, arrivare quasi al 50% è veramente una grande soddisfazione. Vuol dire che la città ha risposto bene, ha accettato la nostra proposta e quindi sarà molto semplice vincere il secondo turno. No, non mi aspettavo di più, sempre detto intorno al 30%, ci manca 0,50, quindi non è molto. E questo era quello che si prevedeva. Loro partivano dal 64, noi partiamo dal 17, quindi abbiamo fatto già un grande recupero, un primo successo. A Vasto, al sindaco uscente Francesco Menna non è riuscito il blitz al primo turno e dunque sarà ballottaggio anche in questo caso tra centrosinistra e centrodestra, con Guido Gian Giacomo chiamato a colmare un gap di oltre 25 punti percentuali. Si preannuncia un secondo turno dove continueremo a macinare chilometri, a scrivere appunti, a incontrare cittadini, a non lasciare le cose a metà. Dialogheremo con chi sarà necessario dialogare, quindi è chiaro che noi vogliamo vincere e faremo tutto quello che è necessario per vincere. A Sulmona il ballottaggio non è mai stato in discussione. Gianfranco Di Piero, candidato del centrosinistra, per tutto lo scrutinio ha mantenuto la vetta della classifica con alle spalle il civico Andrea Gerosolimo. L'ex assessore regionale della giunta d'Alfonso è dietro di pochi punti percentuali e la partita del ballottaggio si presenta apertissima. Anche a Roseto il secondo turno è tutt'altro che scontato. Mario Nunes, alla testa di un polo civico guidato da Azione, se la vedrà con William Di Marco. L'alfiere del centrodestra ha dovuto aspettare la mezzanotte per vincere la resistenza di Tommaso Ginoble, arrivato ad un centinaio di voti dal ballottaggio. Solo quarto il sindaco uscente Sabatino Di Girolamo con il PD. Sento un grande senso di responsabilità, forse il messaggio è proprio quello di aver costruito un progetto legato non tanto alla mia persona quanto ad essere persona tra le persone, aver costruito una squadra di 6 liste, di 94 candidati, di aver steso un programma partecipato e partecipativo in modo tale che ognuno potesse mettere il suo tassello nel programma. Abbiamo fatto 2 semifinali, c'è chi ha vinto 3-0, noi probabilmente forse abbiamo vinto 1-0, però si rimette tutto di nuovo, si riparte da capo, e la cosa più importante è pensare che esistono più o meno un 50% di voti che noi dovremmo andare a raccogliere, quindi sono ancora tanti. L'entusiasmo che io ho visto in tutti questi mesi per il cambiamento ha avuto già un primo risultato.